Ciao ragazzi, benvenuti su GasTube Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi il metodo di Weckl, il metodo che usa Weckl, Dave Weckl, il grandissimo Dave Weckl, per montare la batteria. È un metodo che io non conoscevo, è un metodo che ho sentito solamente da lui e l'ho sentito in una sua clinic. Quando l'avevo visto in clinic lui aveva spiegato questa cosa di come monta la batteria, di come pensa il montaggio della batteria, che è una cosa che può sembrare molto strana, poi vi spiego tutto bene, ma in realtà è una roba super utile e che può svoltare in un certo senso i batteristi che suonano sia in matched sia in traditional. La parte in traditional ve la spiegherò bene perché è molto strana, andate a montare la batteria in un modo completamente assurdo, ma nel momento in cui vi sedete a suonare dite ah ok, così è montata giusta. Quindi per questo ho deciso di utilizzare una batteria della Tamburo, una Formula che mi sono fatto mandare da strumentimusicali.net, che ringrazio tantissimo, dei piatti HCS che sono dei piatti veramente molto fighi, dopo ve li faccio vedere perché ho un po' di cose da dirvi su questi piatti. Quindi grazie mille a strumentimusicali.net che come al solito mi manda tutta questa strumentazione pazzesca. La Tamburo Formula, vi dico già che è il level up della Tamburo T5, quindi sopra, uno scalino sopra la Tamburo T5. Tamburo T5 che ho già recensito, vi lascio il link al video qui sotto. Direi bando alle ciance, bando la sigla e poi partiamo subito a montare questa batteria che è già montata, ma la smontiamo tutta e la rimontiamo nel modo giusto. Eccoci qua con la nostra batteria già montata. Come vedete però non ci sono microfoni, non c'è nulla perché raga, l'ho montata giusto perché mi dispiaceva incominciare il video e senza batteria, senza niente, non c'era una batteria dietro mentre vi parlavo eccetera, quindi ho detto vabbè, montiamola che così incominciamo a vedere che batteria è. Vi ho spiegato qualcosina all'interno del video, vi spiegherò tutto su questa batteria, su questi piatti eccetera, ma per il metodo di Dave Weckl la cosa migliore è quella di partire senza batteria. Quindi andiamo a smontarla completamente lasciando solo la cassa, perché la cassa sarà il primo pezzo che andremo a mettere e che andremo a posizionare, che andremo a capire come funziona e tutto. Quindi togliamo tutto e ci vediamo. A posto, come per magia la batteria è stata completamente smontata. Come vedete ho posizionato i miei tamburi da questa parte, i piatti da questa parte, ci sono un po' di pezzi della batteria in giro per lo studio, ma va bene così. La cassa l'ho lasciata come vi ho detto, ho lasciato anche montato già il Regitom che tanto deve rimanere lì e partiamo subito. Allora partiamo con la cassa. La cassa in realtà non è un vero e proprio metodo, ma è importante partire dalla cassa per capire poi come montare tutto il resto. Quindi con la cassa dovete essere comodi come distanza, come angolazione delle gambe, e io in realtà come distanza faccio in modo tale che distanza e angolazione permettano alla mia gamba di fare un angolo di un pochettino più di 90 gradi. Come potete vedere il mio ginocchio, dal mio ginocchio c'è un'angolazione di un po' più di 90 gradi e nel momento in cui devo dare un colpo e quindi devo andare a tirare su la mia punta, la gamba diventa perfettamente a 90 gradi. Questo è il modo mio migliore per poter avere potenza e suonare il più rilassato possibile. Ma questo metodo che vi do imparatelo e poi fatelo vostro, nel senso andate a fare le modifiche in base alle posizioni eccetera che volete utilizzando appunto questo metodo. Quindi la cassa è giusta così, va bene. Il suono della cassa tra l'altro mi piace un sacco perché ho fatto il buco davanti, ho messo un po' di cose dentro, non troppe, ho messo giusto una coperta, però spinge di brutto sta cassa, è una 22x18 in betulla come tutta la batteria del resto. Adesso andiamo avanti, prendiamo il rullante che è il secondo componente da montare e vi spiego una cosa. Allora eccoci qua, il rullante andrebbe montato qui, ma come lo montiamo il rullante? Allora facciamo così, cominciamo a spostarlo un attimo e mettiamolo un attimo da parte perché qui arriva e comincia il metodo di Weckl. Prendiamo in mano una bacchetta, posizioniamoci bene così come se avessimo già la batteria montata, immaginiamo di avere il rullante già montato e diamo un colpo nel vuoto come se dovessimo suonare il rullante, fermandoci nel momento in cui pensiamo di suonare il rullante. Questo sarà il punto in cui dovremo andare a montare il rullante. Quindi con questa angolazione dell'odullante e questa altezza qua. Questo qua sarà il punto più forte in cui andremo a suonare, quindi il rullante dovrà posizionarsi qua. Ovviamente non è che possiamo stare fermissimi, prendere il rullante eccetera, o chiamare un amico che mentre noi siamo fermissimi venga e ci posizioni il rullante nel posto giusto. Quindi posizioniamo il rullante com'è, a caso completamente, facciamo la stessa cosa di fianco, quindi da questa parte, e poi andiamo a vedere se il rullante è posizionato giusto. Quindi ci giriamo, come potete vedere la punta non è perfettamente in mezzo al rullante, quindi devo tirarla un po' più avanti, ok, in questo modo qua. Angolazione ci siamo quasi, vedete che mi manca un pezzettino, quindi vado a angolarlo un po' più dritto, diciamo. Proviamo di nuovo. Perfetto, come potete vedere la mia bacchetta è perfettamente parallela alla pelle, quindi è montato giusto. Andiamo a mettere i microfoni del rullante e poi ve lo faccio sentire. Ok, la posizione direi che è perfetta per quanto riguarda la matched grip, però, perché come vi ho detto prima, per quanto riguarda la traditional è un po' diverso, cioè il metodo è lo stesso, dobbiamo sempre andare a vedere l'angolazione in modo tale da posizionare la pelle del mio tamburo parallela alla bacchetta, alla posizione in cui mi fermo con la bacchetta. Ma se suono in traditional, guardate l'angolazione, è al contrario rispetto a me. Quindi se io riporto questa cosa sul rullante dovrò andare a posizionare il rullante con l'angolazione, questa angolazione qua che mi dà la traditional. Proviamo. Ed ecco qua l'angolazione per la traditional. Come potete vedere il rullante da video forse non si vede, si vede un po' che va in là, ma di qua sembra impossibile da suonare. Ma l'angolazione che ho preso è perfetta. Vedete che l'angolazione è la stessa del rullante. E infatti se vado a suonarlo in traditional, poi io non sono uno che suona troppo bene in traditional, quindi abbiate pazienza se ogni tanto sbaglio, non è il problema del montaggio ma è il problema mio, della mia mano sinistra. Però è molto comodo così, sembra impossibile da vedere, nel senso sembra impossibile poter essere comodi a suonare con un rullante così, ma suonando in traditional sì, suonando in match no perché sarebbe troppo difficile. Con la destra non ho nessun tipo di problema, con la sinistra ne avrei su una sim match, ma in traditional invece vado liscio come l'olio. Quindi questa è l'idea, prendete l'angolazione, fermatevi, cercate di posizionare il vostro tamburo, che sia rullante, adesso poi andrò a posizionare anche i tom e il timpano in questo modo, e vi dà tutto, questa cosa vi dà tutte le informazioni, altezza, angolazione, centro del tamburo. Quindi questo è il metodo. Adesso vado a montare anche i tom e il timpano per la traditional, perché viene una batteria veramente assurda. Ma è così, infatti se guardate la batteria di Weckl, soprattutto qualche anno fa, aveva tutte le cose stolte. Adesso vi faccio vedere comunque. Vado a montare. Eccoci qua, la batteria più strana che abbiate mai visto montata probabilmente. Non so se da video renda, ma qui è completamente stolta, quindi sembra la batteria più insuonabile del mondo. In matched sarebbe la batteria più insuonabile del mondo, ma in traditional è perfetta, cioè guardate il timpano che è al contrario, i tom fanno una scala strana, ma tutto dipende dall'angolazione della mia traditional. Molti pensano vabbè tanto è la batteria, quindi suonarla in un modo, suonarla nell'altro è la stessa cosa, ma in traditional suonare un rullante, un tom dritto vuol dire, per avere un suono buono, fare questo, andare giù, perché dobbiamo riuscire a trovare appunto il parallelismo tra la bacchetta e la pelle. Invece in questo modo qua voi potete suonare normali senza fare movimenti strani con le spalle e avere tutti gli angoli giusti. comodissima, ragazzi, è comodissima per la traditional. Io che non sono troppo bravo in traditional mi trovo bene come montaggio, ovviamente non è il massimo della vita suonare per me in traditional. Quindi questo è giusto per farvi vedere che se vedete qualcuno con una batteria così, non preoccupatevi, non è matto, ma magari ha utilizzato questo metodo e suona in traditional e si trova bene così. Se suonate in traditional voi potete farlo, assolutamente nessuno vi vieta di montare la batteria come volete. Se suonate in match no, dovete montarla in un altro modo. Cioè vi faccio vedere come la monterei io in match. Vi dicevo, avrei detto molto più normale come batteria, ma in realtà la normalità è soggettiva nel montaggio di una batteria, quindi molto più lineare sicuramente come altezze. A suonare in traditional è scomodissima. Dovrei suonare tutto storto, ma suonare in matched è molto comoda e più che altro non devo pensare quello è lì, quell'altro è là, no, perché ho già montato i tom dove ce li ho in testa, quindi potrei suonare anche a occhi chiusi. Allora, tra l'altro avete sentito un po' questa batteria? Come vi ho detto è una formula di tamburo, quindi il livello sopra la T5 che appunto avete già visto, avete il link in descrizione eccetera. Questa è una batteria completamente in betulla che a me piace molto la betulla, in realtà non da tanti anni, ma mi piace perché ha un suono definito e molto secco. Quindi questo infatti, sentite ad esempio il tom super definito, super secco, rullante idem, gli ho messo un pezzettino di gaffa ma giusto per togliere quelle armonichine. Qualcuna gliel'ho lasciata perché comunque a me un po' di armoniche, dipende da che intonazione voglio, ma piacciono. E quindi questa è una batteria sicuramente ottima se volete una batteria di fascia media, di prezzo medio. Qui abbiamo cassa 22x18, rullante 14x5,5, tom 10x8, 12x9, 16x16 il timpano. E appunto mi trovo molto bene, devo dire, con questa batteria, più che altro molto montabile, nel senso molto semplice da montare con le palline, con il rullante che lo possiamo montare bene dove vogliamo, dritto, storto eccetera. Mi trovo molto bene, pedale della cassa incluso, quindi abbiamo praticamente tutto, anche le bacchette. In realtà non sto usando quelle bacchette lì, ma ci sono anche le bacchette. Adesso questione piatti, è la stessa identica cosa, ovviamente non dovremo stare a guardare troppo le angolazioni, nel senso quando suoniamo i piatti non dobbiamo suonarli, a parte magari il ride, non dobbiamo suonarli proprio paralleli al piatto come con le pelli, quindi dobbiamo controllare principalmente l'altezza. Prendiamo il Charleston ad esempio, Charleston che sicuramente è già troppo basso, lo vedo, facciamo la prova. Ovviamente non qui, ma facciamola un po' spostati così almeno abbiamo l'altezza. La tirare su di 2 dita. Fatto con la bacchetta al contrario, ma tanto è uguale. Ok, ci siamo come altezza. Come vi dicevo, vedete che il Charleston non lo suoniamo sempre solo così. Mi stavo dimenticando di mettere il microfono al Charleston. Ma si suona anche così. Quindi l'angolazione non è importante in questo caso. Quindi anche qua Charleston, tanti magari lo mettono qui, poi tanti lo mettono bassissimo. Non è detto che sia giusto, solo perché lo mettete alto, perché almeno avete la possibilità di suonare tranquillamente questo. Non è detto, ragazzi, non è detto. Magari a suonare così alto fate una fatica pazzesca e dopo 3 brani siete stanchissimi. Adesso ride. Ride è importante, il ride, vi svelo una cosa. Allora, così il ride è praticamente come lo posizionerei io, comodo. Ma fate questa prova, provate a suonare il ride nel vuoto, lasciatelo pure lì, tanto non arriverete fino a quel punto. Guardate qua, Guardate dove dovrei montare il ride. Se vado a montarlo qui sono comodissimo, provate, almeno fate questa prova, poi montatelo come volete, ma fate la prova di montare il ride così alto e così tanto angolato, un po' tipo Nick McBrain, un po' tipo lui, guardate. Eccolo qua ragazzi. Allora, posto assurdo, ma è comodissimo da suonare, è veramente comodo perché avete il ride subito lì e con le spalle siete comodissimi, e, cioè rilassatissimi, e in più non rompe le scatole coi tome. Potete vederlo dall'alto anche, che non va a incidere troppo sui tom, è un po' sopra i tom ovviamente, però sono ancora più che suonabili. Ultima cosa, i due crash, uno coi buchi e uno senza, così almeno poi vi parlo anche dei piatti. Uno lo mettiamo qui e uno lo mettiamo qui. Allora, partiamo da... beh, magari giriamo il filo. Partiamo da questo crash qua, dai. Allora, vediamo più che altro l'altezza con cui io vorrei suonare il crash. Un po' più alto. Ah, allora probabilmente ho incominciato a pensare ai crash più alti. Una volta li montavo molto bassi e facendo questa prova mi veniva proprio da suonarli bassissimi. Adesso un po' più alti, perché la cosa bella è che se lo fate ogni tanto vedete la differenza di montaggio della batteria. Magari provate adesso, la montate in un modo, tra 2 anni avete cambiato un po' concezione, quindi come ad esempio io adesso ho i piatti montati più alti rispetto a come li monto di solito. Questo piatto qua invece molto spesso lo vedete girato al contrario, in questo modo qui. Perché questo? Perché se io vado a fare la prova io lo vorrei suonare a questa altezza, no? E l'altezza è giusta, ma se io lo andassi a mettere a questa angolazione suonerei con la punta il mio piatto, quindi lo giro un po' al contrario così da poterlo suonare bene. Allora, mi sento i piatti tutti belli vicino, è una sensazione bellissima, li ho tutti qui, cioè magari da vedere a video sembrano uguali, sì lo vedo qui sotto il video sembrano uguali, ma in realtà io me li sento tutti molto più vicini ed è bello perché ci arrivo in un secondo. Anche quando sono passato sul ride ho detto cacchio è già lì, proprio dove dovrebbe essere per me, quindi... Allora, questi piatti qua in realtà sono dei piatti che mi piacciono molto e tra le serie medio economiche sono forse tra i miei preferiti. Perché? Perché per prima cosa hanno tanta disponibilità di possibilità di piatto, quindi ci sono i kit di qualsiasi tipo, 3, 4, 5, 7 piatti, e soprattutto ci sono tutte le tipologie di piatto, dai crash, ride, charleston normali, ma poi come potete vedere ci sono anche i piatti coi buchi, splash, china eccetera, quindi questi Meinl HCS mi piacciono veramente tanto e più che altro per il prezzo che hanno secondo me sono degli ottimi piatti. Comunque anche questo qua coi buchi è un piatto effetto veramente molto interessante. Ride ottimo. Ovviamente stiamo parlando di piatti comunque di fascia economica, medio economica, quindi dobbiamo rapportarci in base al prezzo. Ovvio, se andiamo a prendere un K Custom di ride diremo vabbè il K Custom è meglio, è vero, ma il K Custom costa più di tutti questi piatti messi insieme, quindi fate sempre quel rapporto lì, qualità prezzo. E ovviamente qui sotto in descrizione vi lascio tutti i vari kit e i vari piatti acquistabili sicuramente di Meinl, vi lascio anche tutte le possibilità di formula di tamburo che ci sono, cioè tutte le possibilità di formula nel senso modello, non di formula nel senso formula, perché anche qua c'è cassa da 20, cassa da 18, cassa da 22, 10, 12, 14, 10, 12, 16, ci sono un sacco di possibilità e ci sono un sacco di finiture diverse. Devo dire che questa finitura qua nera satin black mi è piaciuta veramente tanto, è molto bella e poi da toccare c'è questo satinato che è molto carino, poi col rullante abbinato, quindi ottima batteria, ottimi piatti, sicuramente mi sono piaciuti molto. E a voi sono piaciuti? Per prima cosa fatemelo sapere nei commenti. Quindi io adesso ho montato la batteria e sono a posto, finalmente me la sono montata completamente diversa da come l'avrei montata tempo fa, ma è proprio questo il bello. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero vi sia stato utile più che altro questo metodo un po' strano ma secondo me molto innovativo di montare la batteria. Questa è una cosa che a me ha aiutato tantissimo nel tempo, perché quando ero indeciso su come montare una cosa, su come montare l'altra, magari perché pensavo di sbagliare eccetera, poi non riuscire a suonare quel tamburo, quel piatto nel modo giusto, questo metodo mi ha aiutato veramente tantissimo. Quindi mi raccomando, qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo metodo qua, se già lo utilizzavate, se non ne sapevate nulla eccetera, se secondo voi potrebbe fare al caso vostro e basta. Quindi scrivetemelo nei commenti. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net per avermi mandato questa strumentazione, io la finisco qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché per me è importante, per voi è importante, perché iscrivendovi al canale più siamo, più contenuti arrivano, più contenuti di qualità riesco a fare. Quindi detto questo, ci sono anche i miei corsi in descrizione, quindi dategli un'occhiata se vi piace come spiego e se vi piace in generale il mio modo di fare. E basta così, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!